Ok, signori miei, benvenuti. Io sono Sly Capominchia e siamo qua su Days Gone, episodio 4. Allora, in vostra assenza mi sono lottato il mondo e ho capito un pochino come funziona questo gioco. Allora, praticamente non ho capito un cazzo. Allora, vabbè, queste qui sono le infestazioni, tipo nel cimitero stavo cercando l'ultimo nido e infatti mi trovavo proprio qui perché penso che l'ultimo nido sia questo, forse tutta questa zona appartiene al cimitero, perché io ho cercato qua intorno, ne ho trovati solo due, non il terzo. Qua c'è un'altra zona che ancora si può esplorare, ma siamo già ai limiti della mappa. Mi sono messo un'abilità su, se non sbaglio, sopravvivenza, sì, questa qui. Praticamente le piante sono visualizzate adesso sulla minimappa. Lottando, esplorando e cazzate varie, ho provato a livellare un pochino, ma livellare qua è veramente impossibilissimissimo. È molto difficile da livellare. Fatto sta che in teoria, ritornando qua al cimitero, abbiamo bruciato il cadavere di Alvarez, quella ragazza che si vede nel primo episodio quando noi inseguiamo Leon con la moto. Io praticamente mi ero dimenticata di andarla a bruciare, infatti i personaggi dicono: no, finalmente non la lasciamo in pasto ai furiosi. Minchia, perché da si è mise, come non sa mangiarlo, non lo so. Fatto sta che l'abbiamo, cioè, vabbè, abbiamo bruciato il cadavere. E qua ci sono tutti i vari avamposti. Ho scoperto che praticamente tutti questi qui sono gli accampamenti della Nero. E qua ci possiamo andare solo con la moto. Ma penso ci vuole un potenziamento della moto. Poi abbiamo sbloccato varie skin. Infatti, ancora non sono ritornati in un avamposto. Tipo lupo, cacciato lupi, cervi, zombie, bordelli. C'è un bordello di Italia da consegnare. Probabilmente ci facciamo i miliardi. Comunque, fatto sta che l'unica destinazione che abbiamo è o andare qua a visitare la lapide di Sara, quindi è la storia, Sara è nostra moglie, oppure vedere qua questa missione, torna all'accampamento a Hot Spring e parlare con Tucker, che ci dà un altro incarico. Ovviamente io vorrei continuare la storia prima di andare qua, quindi ci spingiamo da qui, che siamo in culo al mondo, sempre dopo aver fatto il nido, ci dirigiamo verso questa zona qua e vediamo cosa succede. Ti immagini nostra moglie vivo, perché nell'episodio precedente diciamo che un po' di sospetti ci potrebbero essere. Detto questo, io direi di salire in sella e vedere se possiamo fare un viaggio rapido. Minchia, non abbiamo benzina, siamo alla metà di benzina. Perché sono sempre a benzina? Merda, non so già. Porca puttana, facciamolo di giorno, sto nido, per cortesia. Ok, ce ne andiamo e ci dirigiamo direttamente nel luogo. Hai ragione, bro. Perfetto, vabbè, dopo questo qui lo facciamo, ragazzi. Di notte è impossibile, perché praticamente di loro sono molto, diciamo, sensibili alla luce, i furiosi, quindi di giorno tendono, ce ne sono pochi in giro, stanno più sotto gli alberi, nelle zone ombrate, è difficile che vedi dei furiosi per strada così liberi, mentre di notte escono dai nidi e sono tutti fuori, quindi conviene andarci di giorno in modo che poi dal nido uccidi quei 2-3 zombie che ti escono e non 40 fuori e 30 nel nido, ecco. Qua dovevo disattivare, ecco, questo era un altro coso, un altro sito della Nero, mi ero dimenticato di spegnere Lì, lì! Siamo forse disponibili sta all'interno radio del qua. quartiere della Nero. Procedete in fila rispettando gli ordini. Spareremo a chi proverà ad aggirare le barricate. Spareremo a chi Oddio, proverà ad veloce! aprire i portoni della Nero. Vai via! Dai, se riesco a farla cadere. Taglia, 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 veloce, 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 perché se lo faccio qua è sempre un casino. Oddio! Finalmente è stato Oddio! eccellente. Mai più, mai più. Vabbè, vi taglio tutto, dai, ci vediamo direttamente nella zona, raga. Ok, il viaggio fortunatamente è andato meglio, stavamo rimanendo senza benzina, ma fortunatamente ha fatto anche giorno e sta cosa ha aiutato un casino. Mancano 900 metri e arriviamo, ma prima mi fermo qua a fare benzina e riparto. Noi ci vediamo direttamente all'accampamento di Tucker. Va bene, sto aprendo. Allora, lei direi che vogliamo. Spegniamo le luci e consumiamo tutto. Allora, fermiamoci qua e diamo un'occhiata a quello che possiamo fare. Per esempio, cucina. Ecco, io su cucina, come potete vedere, avevo un cervo che lo vendiamo. Avevo 11 piante di queste qui, vabbè, vendi gruppo. Questa non so che cazzo di pianta è, ma possiamo vendere. Tutte queste piante qui servono solo per essere vendute. E 5 lupi. Poi, come posso vedere, qua c'è un orso e penso un giaguaro, un leopardo. Spero di non incontrarli mai. Comunque, in questo modo guadagniamo fiducia e crediti.
Qua mi fa riparare la moto pagando, seppur poco, non ne vale la Ci pena sei? perché possiamo farlo in Ho tutto giro. quello che ti serve. Io non posso. Torna presto. Posso solo rifornire e basta. Questa è la mia moto. Chiamare Limbo. Mai visto. È venuto al campo ieri per consegnare le sue taglie. Ha bevuto qualche bicchiere ed è ripartito stamattina presto. Tac, il capo della sicurezza qui è al CAI, quindi dillo a lui. Appestato a morte un uomo e una donna. Li ha uccisi. Bowman Hewitt. Lei era irriconoscibile. Do un'occhiata Aveva in la faccia giro. fracassata. Hewitt, Maria, giusto? Merda. Quello stronzo, Limbo, è uno del posto. Al CAI dice che vive su una vecchia torre della forestale, sul pendio est del Three Finger Jack. D'accordo, so dov'è. Me la sbrigo io, dai. È quello che speravo. Comunque, come al solito, i dialoghi sono fantastici e già abbiamo un'altra taglia che ci farà guadagnare fiducia e crediti verso questo avamposto di Offspring. Detto questo, noi per adesso ce ne freghiamo perché dobbiamo andare Ti apro il cancello. a visitare la tomba della nostra defunta moglie, o almeno così si crede. Quindi andiamo verso la tomba e vediamo di scoprire qualcosa. Questa qui è una missione proprio della storia, che sarebbe quella che cercherò di portarvi maggiormente qua su YouTube. Proseguiamo a piedi, non si sa mai, le cose si mettono nella merda. Oddio, un macete! Cazzo c'aveva questo qui, un macete in auto? Bene. Vediamo se riusciamo. Dai, porca puttana che sbaglio. Comunque il macete ha una durabilità decisamente maggiore. Ma come si è bugato? Va dai. Ok. Morto. Kit medico che ci fa comodo. Dai, fuori così sta zona, faccio mettere così di capo. Guarda gli elicotteri. Ma buongiorno. Ma no, ma sono veramente scarso nel scrivere cose, eh. Sto bruciando, ma continuano. Porca puttana. Ma è troppo forte sto. Quanti figli di puttana siete qui dentro? Eh? Questo è il nostro personaggio, lo dico, non ho idea. Avrebbe voluto. Mamma mia, come cazzo l'ho preso! Avrebbe voluto fare qualcosa, ma troppo tardi. Lui vive nel rimpianto, capito? Rimpiange di magari di aver fatto proprio la scelta sbagliata di scegliere di stare con Boozer. Il nostro cazzo si chiamava Armando. Vabbè, mamma mia, ma che mira di merda. Questa era l'ultima. Che mira del cazzo, raga, io. Sì, li ho fatti fuori tutti. Non ti daranno più fastidio, te lo prometto. Ehi, sono ancora io. Dicon, devo dirti una cosa. Va tutto bene, è solo il braccio. Avevi detto di non tornare, ma ho voluto fare di testa mia. Sapevo che sarebbe peggiorata, ma. Nessuno poteva prevedere che sarebbe successo. Così Ascolta, brutta. tu non capisci, non so che cosa fare se dovessi perderti. Questa è tutta colpa mia. Ehi,
Questa non è la fine. Te l'ho promesso, ricordi? Sì. Rickon, aspetta! Sarà, andiamo. C'è una bambina qui. Ma... Ehi! Ehi, stai bene? Andiamo a cercare i tuoi genitori, ok? Dobbiamo andarci! Forza! Mi ha pugnalato! Ah, oh. Oh, cazzo! Ah, come ti sembra? Non lo so, non credo sia grave. Ok, senti, okay. Premi questo il più forte possibile. Puoi correre? No, ma forse posso camminare. C'è qualcosa. Ci siamo quasi. Due ore fa era pieno di federali. Sì, saranno evacuati. Sì, sì, avranno tagliato la corda. Ha la febbre alta, credo che la dama abbia perforato un rene. Rischia la setticemia. Come va, sorellina? Sono stata stupida, c'era questa bambina piccola, una... cazzo di bambina piccola. Con un coltello. Su, aiutami. Forza! Dai, cazzo, guarda com'è successo. Un altro branco. Se restiamo qui è finita. Dobbiamo salire sul tetto e fermare un elicottero. Forse qui puoi riposare. Ehi, piano, piano. Somigliava come una goccia d'acqua alla mia sorellina. Ci piaceva giocare a nascondino e lei cercava sempre di coprirsi la testa con il cappotto, proprio così. Ne ho viste di coltellate, ma mai così. Ha la febbre alta. Cazzo. Guarda. Dobbiamo andare. Da lì non si passa. Ok. Forza. Ehi, tesoro, ce la fai? Bene, usa. Faccio io, trovo un'uscita. Sono disarmato, non ho armi. Vai via! Fammi sentire e ascoltami. La mia ragazza è stata coltellata. Vogliamo solo salire sul tetto. Sparisci! C'è un elicottero che l'hai uccisa. Ascolta, hai dobbiamo... ucciso mia moglie. No. Senti, io non so nulla di te. Mi dispiace tanto che sia morta, ma noi non c'entriamo. Non abbiamo fatto niente. Senti, avete ucciso mia moglie. Dammela. Mia moglie. Dio. Ora basta. Smettila. Basta. Mamma mia, raga, i brividi. Dicon, cosa è successo? Che c'è? Andiamo. Aspetta, ci serve aiuto, è ferita. Che è successo? Non è una di quelle cose là fuori, è una coltellata. Qui siamo pieni. Ok, ascolta, O'Brien, se non la portiamo subito in ospedale, morirà di sicuro. Non ci sono più ospedali. Ce ne sono, avete dottori, infermieri, un'unità mesh. Senti, io sono solo un dottorando, ok? Sono un volontario, non dovrei neanche... O'Brien! Va bene, merda. Ho posto solo per due, ok? Due. Che vorresti dire solo per siamo due? Siamo oltre il carico massimo, posso prendere solo due persone. Ok, forza, aiutami, dai. Ehi, tesoro... Tutto ok. Andrà tutto bene. Faccio io. Ehi, torno prima di subito. Ok, Boozer, andiamo. Dobbiamo salire. Saliamo sull'elicottero. C'è posto solo per due in quel coso. Vai. Va con lei. Me la caverò. Ne ho viste di peggio, lo sai. Vero? Sì, anch'io.
Dove andate? Cosa? Dove? Dove? Campo profughi, a ovest del Trifinger Jack. No. Boozer non ce la farà mai senza di me. Mamma mia, raga, è stupendo, stupendo. Lo rivoglio indietro. Vieni o no? Wow, mamma mia, raga, che cazzo vi devo dire? Bellissimo, bellissimo. Cioè, adesso... Tu, riposa tranquilla, ok? Tornerò a vedere come stai. Sì, lo so, tu non vorresti, ma... Forse Boozer ha ragione. È più forte di me. Beh, come ho detto, tornerò presto. Cosa hai fatto? Missione completata. Hotspring continua ad aumentare. Il ricordo è all'11%. Quindi qua è la tomba di Sara. Boozer, più che tomba è... Un altro elicottero della Nero. Chissà cosa hanno in mente. Boozer non risponde però. Che dire, io ritornerei lì. Dobbiamo ritornare qua a vedere che cosa, alla ricerca di qualcosa, insegue l'elicottero. Beh, a sto punto lo facciamo. Come va? Ah, ci ha risposto. Tempo, ho costruito qualcosa per te. Oh, grande, Boozer, non so come farei senza di te. Grazie, fratello, a dopo. Ma devo ritornare comunque a Copland per vedere se ho delle novità sulla moto. La verità. Mamma mia, era qui l'elicottero. Stiamo aspettando. È notte. Porca puttana, perché queste cose di notte? Forse perché anche loro si muovono di notte. Oh! Attenzione. Gesù. Sei tornato lassù, dopo che ti ho detto di non farlo. Senti, faccio un taglio, d'accordo? Sto dando la caccia ai furiosi, capito, Boozer? Le taglie sono... Sono l'unico motivo per cui vado lassù. Oddio! Oh merda! Manna! Cristo! Porca... Ma veramente? Oh, cazzo, ma veramente? Sto schifo qua. Nuovo punto abilità? Ok, poi ce lo andiamo a mettere. Oddio, mamma mia, inseguimenti proprio di notte che dobbiamo fare quando è pieno di malvagità in giro. Vediamo che succede. Ma... Penso fossero colpi d'avvertimento. Se avessero voluto colpirmi, sarei già morto. Dick, ricordi quando ti ho parlato del tuo istinto suicida? Sì, tranquillo, Dick, conchiudo. Porca puttana, ma perché sparano la gente se loro sono proprio quelli che dovevano aiutarle, le persone?
Il sonnifero non funziona. Oh, funziona e come? Oh, questo stronzetto ti avrebbe spezzato il collo. Su, dottoressa, fa presto. Pezza di merda, vuoi darti una calmata? Arrivano! Solo un minuto. Che hai fatto? Ce ne andiamo. Sali! Merda! Andiamo! Via, missione annullata! Annullare! Via, via, via! Salite, salite! Troia! Andiamo! Hanno lasciato qualcosa, ma avere le bagate lì. Devo andare a raccogliere le risorse. Dai, ma l'ho preso in testa. Alla grande. Non muoiono con una moto, però raga, questo potrebbe essere un problema. Ne crea un paio di. Mori, 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 ti prego, ti prego, ti prego. Ah, apparecco. Altre taglie. Grazie alla pistola. Ah, apparecco. Culo, dai. Ok. Ok, ok. Cosa hanno lasciato? Oh, porco... Ehi, Cristo, torna qui, non scappare! La merda è roba mia! Dai, ma veramente stai inseguendo? Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi controllare prima queste cose. Ah, finalmente, questi piccoletti corrono come schegge. Allora, che diavolo ci fanno qui? Credo fossero qui per osservare i furiosi. Ho visto che fermavano una larva con una specie di cappio, come per metterle un dispositivo di rilevamento. Eh? Osservare? In che senso? Nel senso di legarli, prelevare campioni dal corpo, come nel programma con gli animali selvatici. Sono scappati dagli erranti, schizzati via. Ma hanno lasciato dietro delle attrezzature, una radio. No. Aspetta, non penserai che Sara... No, io non lo so, so solo... È vivo, Boozer, è vivo. O'Brien, uno di quelli della Nero. Mi limiterò a rintracciarlo se possibile, mi servono risposte. Maledizione. Ok, senti. Tra non molto potrò tornare in sella. Se quel bastardo è vivo, lo troveremo. Puoi dirlo forte. Ci sentiamo più tardi, Deacon. Chiudo. Ok, O'Brien. Dove accidenti sei finito? Ok. Ehi. Ehi. Mi sa che mi sono perso. Potresti aiutarmi? Come, scusa, ti sei perso? Sì, sto cercando la vecchia strada per Belknap, ma non ci sono molti cartelli qui intorno. Stai scherzando, vero? No. Cosa? Che c'è? Cosa? Oh. Bene. Ora è perfetto. Sì. Grandioso. Che meraviglia. Quindi le indicazioni? Scusa tanto, ma non conosco Belknock, Belknack, Belkni, Bel... Belknap, proprio quella. Non ho idea di dove sia, non posso aiutarti, mi dispiace. Quindi è un no? No. Ok, grazie lo stesso. Ehi! Ok. Ti serve un passaggio? Sì, mi serve. Grazie per averlo finalmente chiesto. Io sono Sara. Dico. Oh, scusa per lo sporco. Non so come si... questo affare... È intuitivo, devi tirar su. Devo... La gamba. Ok. Sì. Quindi... Beh, è bellissimo, raga.
Grazie mille, davvero. Di niente. È che qui siamo isolati, quindi... Come isolati? C'è un locale niente male, il Crazy Willy più avanti. No, intendo che il telefono non prende. L'avevo capito. Ah, certo. Scema io. Cosa ci fa una bella ragazza come te in un posto del genere? Sai, me lo chiedo spesso anche io. Mi occupo di ricerca. Insomma, studio cose. Grazie, ignoravo cosa fosse la ricerca. Scusa, beh, mi occupo di piante. Studi le piante? Già. Solo... ci è mancato poco. Ehi, sicura? Stai bene? Sì, sto bene. È che... Ehi. Ehi. Il mio cellulare prende. Ehi. Sì, sto bene, ma... L'auto che mi hai mollato è un catorcio di merda. Ho un carro attrezzi. Mi trovo... Non so dirti, non so dove sono. Strada 42. Strada 42. Sì, a circa un chilometro. Ok, ci vediamo dopo. Dai, ti riporto all'auto. Aspettiamo il carro attrezzi insieme. Non saprei. Come vuoi. Quando torneranno quei tizi saranno felici di darti un passaggio. Ok, d'accordo. D'accordo, solo... Dammi un secondo. Arriveranno subito. Sì, ho capito. Al diavolo, partiamo. Ma stai più attento stavolta, ok? Non ti eri perso, vero? Bellissimo, raga. Stiamo vivendo i suoi ricordi. La mia ex ti risponderebbe che mi sono perso da anni. Hai l'aria di chi conosce la zona. Quindi tu non sei di qui. No, vengo da Seattle. La società per cui lavoro ha appena aperto un laboratorio qui. Così mi sono trasferita in mezzo al nulla. Per studiare le piante. Esatto, te l'avevo già detto, dimenticavo. In sostanza, la mia compagnia collabora con un'impresa di bioingegneria e alcune delle piante di cui mi occupo sono molto rare. E il caso vuole che crescano qui. È la cosa più interessante che abbia mai sentito. Ma che diavolo? Clay, abbiamo compagnia. Oh, merda. Oh, cazzo, direttamente. Ma sono io. Ok. Ehi, ehi. Dai, fare il culo, 3v1, non vale. Io sono tutto storto, infatti. Non posso schivare qua, il problema è questo. E tu chi saresti, eh? Come immagino. Vero motociclista, eh? Sì! Sì, colpiscilo ancora! Mi stai divertendo, biker boy? Ti colpisci! Non fai più il culo, vero? Colpisci! Vero, biker boy? Sì, sì! Gli faccio vedere, ti do una bella lezione, dico bene? Assaggio questo! Merda! Vaffanculo! Cazzo! Aspetta, aspetta! Dai, un secondo! Forti, cazzo! Vai! Oh, santo cielo! Oh, mio Dio! Oh, no, no, no! Oh, mio Dio! Ehi! Mi dispiace tanto. No. Non so neanche. Stavo solo guardando nella tua borsa. L'ho vista e... Oh, avrei potuto uccidere qualcuno. Beh, oh, merda. Forse, ma prima dovresti puntarla su di loro. Non avevo mai fatto nulla del genere. L'ho vista nella tua borsa. Serio, e ho tentato di chiamare la polizia, ma... Sai cosa facciamo? Segnale. Adesso non aspettiamo qui finché non arriva il tuo amico. Ok. Grazie. Non,
l'avevo mai fatto prima. Non sembrava. Davvero? Wow. Ok, missione completata, una bella ragazza. Signori, io per questo episodio vi saluto qui, noi ci vediamo nella parte 5. Niente ragazzi, sto gioco è bello. Io in vostra assenza okay. Adesso butto un po' e ritornerò praticamente a vedere se ho potenziamenti per la moto. Al prossimo episodio per me.